Finalmente ho una risposta per tutti coloro che mi chiedono un consiglio su uno smartphone che abbia un bel display, che abbia un'ottima autonomia, che faccia delle buone foto, che sia costruito bene, che abbia anche delle buone prestazioni, che prenda bene e che costi meno di 200 euro. Eccolo qua, Xiaomi Redmi 4 Prime. Xiaomi Redmi 4 è costruito bene, con la cura che solitamente si ritrova su device di fascia più alta. In mano si fa sentire il suo peso di 156 grammi, ma la sensazione è accentuata dal fatto che le dimensioni siano particolarmente compatte. Sembra quindi molto concentrato, un piccolo mattoncino se vogliamo esagerare, e comunque molto maneggevole e comodo da usare anche con una mano sola. Grazie ad alcuni dettagli costruttivi, come la leggera curvatura della parte posteriore e una buona qualità dell'alluminio, Redmi 4 trasmette qualità e vi darà subito una bella sensazione di durevolezza. Sulla parte posteriore c'è il sensore per le impronte digitali che funziona molto bene, veloce e preciso, cosa rara su prodotti di questa fascia. Un dettaglio su cui dobbiamo scendere a compromessi sono i tasti frontali soft touch, purtroppo non retroilluminati. Il display è un LCD IPS da 5 pollici con risoluzione Full HD, molto luminoso, con colori ben tarati e forse un filo carente di saturazione. La leggibilità sotto la luce del sole è molto buona, così come il range di luminosità. Unico neo, i neri che tendono pesantemente al grigio con angoli di visuale elevati. Redmi 4 è spinto dal Qualcomm Snapdragon 625, octa-core da 64 bit a 2 GHz. È un processore avanzato ed uno dei migliori del 2016, in grado di coniugare ottime prestazioni ad un risparmio energetico elevato, in virtù del processo produttivo a 14 nanometri. C'è poi la GPU Adreno 506 accompagnata da 3 GB di RAM. La memoria interna è da 32 GB espandibile tramite microSD, rinunciando però al secondo slot SIM. Non abbiamo mai visto in difficoltà il device, con qualche frazione di secondo di attesa in più solo per aprire le app più pesanti. Nessun problema in navigazione, anche tenendo aperte molte schede, e buono il comportamento in gaming. Su Real Racing 3 è difficile riscontrare impuntamenti, anche se il gioco non gira mai con frame rate elevatissimi. Sul fronte della connettività e parte telefonica non c'è nessun problema, anzi in realtà una rinuncia c'è, la banda 20 per l'LTE è un problema su questo device? Ma secondo me no, perché in fin dei conti è un prodotto che costa meno di 200 euro e chi lo acquista sa già che qualche rinuncia deve esserci. Poi non avere la banda 20 non è che sia poi una catastrofe, la sentirete se abitate in campagna e magari non potete ricevere lo scambio dati in LTE, oppure in città nei luoghi chiusi un po' con tutti gli operatori o con Wind in particolare, ma si vive bene tranquillamente anche senza la banda 20 dell'LTE. Poi c'è il Wi-Fi 802.11 ABGN, c'è il Bluetooth 4.2, c'è anche una piccola porta infrarossi, c'è la radio FM, il GPS funziona molto bene e il Wi-Fi ha una portata veramente eccellente, insomma davvero nessun problema. Redmi 4 è un dual SIM dual standby, ha un doppio slot di cui una nano SIM e una micro SIM che si può inserire alternativamente con la micro SD. La gestione dual SIM è completa e permette di gestire senza problemi due numeri, con il vantaggio di poter ricorrere eventualmente all'installazione di due app uguali in contemporanea, per esempio per avere due account di WhatsApp, Telegram o Facebook associati a numeri diversi. Redmi 4 arriva con la MIUI 8 in versione cinese-inglese. Qui bisognerà fare un minimo di operazioni per avere un device completamente funzionante, principalmente a causa di molte opzioni relative al risparmio energetico che limitano l'accesso delle app. La MIUI basata su Marshmallow è meno complicata di quanto ci si aspetterebbe. La grafica è molto diversa da Android stock, minimale, curata e finalmente ben lontana anche da iOS. In ogni caso ci sarà un fornito store per cambiare i temi. Sono bellissime le app preinstallate che rendono completa l'esperienza di utilizzo fin dal primo avvio. Si può abilitare una modalità di lettura, quella per l'utilizzo con una sola mano, modificare vari parametri per la status bar, abilitare Second Space che crea una seconda partizione di sistema per dividere l'utilizzo tra più utenti o tra sessioni lavorative e personali. C'è la Light Mode per un uso semplificato, possiamo anche modificare il comportamento dei tasti soft touch o attivare Quick Ball che facilita l'utilizzo con una mano offrendo alcune funzioni in sostituzione della navigation bar virtuale. Insomma, ce n'è per tutti, ma volendo si può scegliere di non toccare nulla e il telefono andrà comunque bene. Parliamo di batteria, che è da 4100 mAh. Beh, si vede, è uno smartphone abbastanza spesso e si sente, è anche piuttosto pesante rispetto alle sue dimensioni. Ma quant'è l'autonomia? Beh, è fenomenale. Beh, pensate che io sono un utente che
utilizzo lo smartphone in maniera quasi compulsiva, molto stressante, ce l'ho sempre in mano, faccio un sacco di cose, rispondo alle chat, email, guardo video, commenti, eccetera. Beh, sono riuscito a fare più di 2 giorni completi senza ricaricarlo e pensate, di display sono arrivato a toccare le 9 ore. È stata veramente difficile andarlo ad esaurire. Uno smartphone per chi cerca un'autonomia elevata, assolutamente portentoso. La fotocamera principale è da 13 megapixel, assolutamente standard, f2.2, non stabilizzata e con solo il flash LED. Le foto non sono male di giorno, anche se spesso vengono micromosse, anche facendo attenzione a rimanere fermi. Ci sono comunque varie opzioni di scatto, compresa una modalità manuale, che rendono divertente e vario l'utilizzo fotografico. Tante opzioni anche per i più esperti. Di notte però non si faranno miracoli e i risultati sono appena sufficienti, causa tanto rumore e il solito micromosso, questa volta amplificato dalla necessità di alzare i tempi di scatto. La cam frontale da 5 megapixel fa dei buoni selfie, mentre i video sono piuttosto scarsi, con difficoltà nella messa a fuoco e colori troppo saturi. Siamo arrivati alle conclusioni. Beh, trovare dei difetti di uno smartphone di questo tipo che costa meno di 200 euro è un po' difficile, però possiamo trovare quelli che potrei definire dei compromessi da accettare per mantenere il prezzo basso. Tra questi inserisco la fotocamera, buona di giorno, solo sufficiente di notte, inserisco il fatto che ci siano dei tasti soft touch purtroppo non retroilluminati e infine la solita questione software degli smartphone Xiaomi, che provengono originariamente per la Cina, sono stati pensati per la Cina e quindi hanno un software non proprio occidentale. Potete comunque installare la versione europea, anzi internazionale, della ROM e poi dovrete fare giusto qualche piccolo smanettamento per poter ricevere le notifiche, utilizzare lo smartphone normalmente. Comunque nulla di difficile, trovate un sacco di informazioni sul nostro forum e in rete in generale per poterlo sfruttare al 100%, però questo lo rende non proprio adatto a tutti. Quali sono i suoi assi nella manica? Sicuramente l'autonomia. Io non ho mai visto uno smartphone di queste dimensioni, con questa cura anche nell'estetica, che abbia un'autonomia così tanto elevata. Mi è piaciuto il fatto che sull'hardware e di conseguenza anche sulle prestazioni non ci siano compromessi. Lo Snapdragon 625 è un signor processore, fa girare questo smartphone molto bene, non ho mai visto impuntamenti anche nel gaming, e tenete sempre presente il prezzo. E beh, effettivamente il vero asso nella manica di questo smartphone è il rapporto qualità-prezzo. Redmi 4 Prime lo trovate su Honor Buy, che ringraziamo per averci fornito questo sample, a 192 euro con garanzia italiana, spedizione dall'Italia e 2 anni di garanzia, Play Store preinstallato, quindi pronto sostanzialmente all'uso. Vi consiglio solo di fare attenzione a quello che andate ad acquistare, perché c'è Redmi 4 e Redmi 4 Prime. In realtà Redmi 4 Prime viene chiamato anche semplicemente Redmi 4. Li distinguete perché Redmi 4 Prime ha 3 GB di RAM e un processore Snapdragon 625. La differenza di prezzo tra i due è poca, quindi io vi consiglio assolutamente di andare sul Redmi 4 Prime, che è secondo me tutta un'altra cosa. Ebbene, per questo video è tutto, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto e ad iscrivervi al nostro canale. Nell'articolo correlato, recensione completa, trovate tanti altri dettagli. Io sono Matteo e vi ringrazio per aver scelto ancora una volta tutto Android. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!